Buongiorno o buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di una teoria su One Piece. Vi ricordo che sono solo teorie, quindi niente di certo. Iniziamo subito. Oggi vi parlerò di Kong. Lui è a capo delle forze armate che rispondono al governo mondiale, ovvero Marina, Cyberpol, Flotta dei Sette, e penso anche ai soldati di terra che ipotizzo ci siano a Marigioa. Sulla sua forza non si sa niente, ma possiamo teorizzare qualcosa sulle informazioni che ci ha dato Oda. Sicuramente è molto ma molto forte, dato che ai tempi di Roger copriva il ruolo di grande ammiraglio. E guardando il suo aspetto posso anche dirvi quale ipotetico frutto del diavolo possa avere. Infatti io credo che egli possieda il potere del frutto Zozo mitologico modello Sun Wukong. Potrebbe sembrare banale, ma abbiamo tanti riferimenti alla leggendaria storia del viaggio in Occidente. Penso che conoscete la storia, vero? Se non fosse così, vi lascio un video di un canale YouTube dove la racconta benissimo e capirete ancora meglio a cosa vi voglio riferire. Il link lo potete trovare in descrizione. Il riferimento più facile da intuire è il nome, cioè Kong. In seguito possiamo notare il suo aspetto, molto simile ad una scimmia. Nel racconto, Sun Wukong va contro i quattro imperatori dei mari, raffigurati da quattro draghi, uno per ogni punto cardinale, e guarda caso Kong in One Piece è a capo della marina, che guarda caso va contro i pirati, e tra di loro ci sono i quattro imperatori. Poi, sempre nel racconto, la scimmia incontra anche il Buddha, e nell'opera di Oda, chi è il Buddha? Sengoku. E anche questo nome è un chiaro riferimento a Sun Wukong, infatti egli si chiama anche Son Goku. Poi sappiamo benissimo che Oda è un grandissimo fan di Toriyama e Dragon Ball, e infatti la prima serie di quest'ultima opera è ispirata al racconto del viaggio in Occidente. Quindi per ora tutto sembra combaciare. Ma che potere ha ottenuto Kong con questo frutto mitologico? I poteri che potrebbe aver ottenuto sono molteplici, come per esempio la pelle molto robusta, dato che lo scimmiotto del racconto era invulnerabile e non veniva scalfito da nessuna arma. Poi potrebbe avere il potere simile a quello del bastone magico di Goku, e penso che non avete bisogno di nessuna spiegazione al riguardo, ma pensate questa cosa che si potrebbe applicare su ogni tipo di arma. Inoltre, Sun Wukong porta sempre una coroncina in testa, e i capelli di Kong, se guardati di lato, sembrano proprio una corona, e anche la barba ha la medesima forma. Ci sono davvero un po' troppe coincidenze, ma è pur sempre una teoria. Ma sappiamo bene che la pelle della scimmia del racconto non può essere scalfita, ma Kong ha una cicatrice sotto all'occhio sinistro. E ho pensato che quella cicatrice l'ha inflitta Roger, e forse quando il re dei pirati si costituì alla marina, fu proprio Kong a prenderlo in custodia, e forse per questo che è stato promosso a capo assoluto della marina, per mostrare ai civili che la marina è stata così potente da catturare addirittura Gold D. Roger. Prima di finire il video, vorrei ringraziare Marco Russo che mi aveva proposto il suo frutto del diavolo nei commenti e mi si è accesa una lampadina ed è uscita fuori questa teoria. Grazie ancora. Il video è finito, spero che vi sia piaciuta la teoria. Se fosse così non dimenticate di mettere mi piace, commentare e condividere. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Grazie e alla prossima.